Cominciamo dalla cosa più importante, da come ti sei interessato a questo argomento dei viaggi astrali, come hai iniziato a interessarti. Allora, per prima cosa devi lasciare fuori dalla tua testa tutte le informazioni di cui sei a conoscenza. Tutto ciò che è nella tua testa, almeno temporaneamente, durante l'allenamento dovrebbe essere dimenticato. Devi capire una cosa molto semplice. Io ho dedicato tutta la mia vita ad occuparmi di questo fenomeno. Da quando avevo 16 anni non ho mai fatto null'altro di più importante in tutta la mia vita. Tutto quello che faccio dalla mattina alla sera in qualche modo è collegato con questo e probabilmente conosco molto bene il fenomeno della fase. Quando ti chiedo di fare una data cosa, vuol dire che ho fatto questa cosa mille volte nella mia vita e ho ottenuto sempre buoni risultati. Pertanto, se si desidera ottenere risultati, la prima cosa da fare è partire da zero. Butta fuori dalla tua testa tutto ciò che sapevi. Anche se stai leggendo i miei libri, anche se stai praticando seguendo i miei metodi senza avere alcun risultato, è molto probabile che tu stai facendo qualcosa o hai capito qualcosa di sbagliato. Pertanto ricominciamo tutto da capo, ricominciamo dalle fondamenta e questo approccio ci consentirà di ottenere il massimo effetto. Spesso nella mia vita incontro persone che affermano di fare tutto nel modo giusto, ma dopo un minuto di conversazione con queste persone mi accorgo che stanno commettendo alcuni importanti errori. Il nostro sistema di allenamento è impostato in maniera tale da escludere il maggior numero di errori, ma devi eseguire alla lettera ciò che ti dico di fare. Se farai come ti pare, ci sarà un'alta probabilità di sbagliare. Fai come ti chiedo, almeno per la durata di questo addestramento, e tutte le nozioni che hai in testa, dimenticale. Analizzeremo, nei minimi dettagli, cosa è la fase, i vari fenomeni in cui si manifesta, a cosa serve e le possibili applicazioni, ma io credo che molti di voi sentano per la prima volta il termine fase e probabilmente dovete prima sapere che cosa significa. Il nome sembra molto strano, ma in realtà dal punto di vista della scienza è un concetto molto semplice e si riassume in consapevolezza nella fase REM del sonno. Di conseguenza, nello specifico, parleremo di vari fenomeni particolari, ad esempio un'esperienza fuori dal corpo, quando una persona è consapevole di uscire dal corpo e così via. Noi spiegheremo come fare per gestire questo fenomeno. Occorre capire che lo stato della fase non è immaginazione. E non è neanche un sogno, è una situazione molto più profonda di quanto una persona possa immaginare. La fase ha diversi sintomi. In primo luogo, una persona non ha la sensazione del proprio corpo sul letto, cioè tu non senti il tuo corpo fisico, ma allo stesso tempo mantieni tutte le tue sensazioni e soprattutto la coscienza. Una persona, pur mantenendo la propria coscienza, si rende conto di uscire improvvisamente dal corpo fisico. Allo stesso tempo può anche toccare e vedere tutto, ma quelle sensazioni corporee che ha in questo momento non sono reali. A parole sembra tutto molto facile. Interessante, forse anche semplice, ma le sensazioni sono così realistiche che una persona spesso ha paura quando le sperimenta. Cioè, devi capire che questa non è affatto frutto dell'immaginazione ed è molto probabile che quando ti capiterà per la prima volta avrai paura. Questo è assolutamente normale perché le sensazioni sono iperrealistiche. Tu puoi camminare da qualche parte, vedere qualcosa, sentire dolore, lì puoi anche mangiare qualcosa, puoi sentire che stai masticando, deglutire, assaggiare, provare anche una sensazione di sazietà, anche se capisci che il cibo non è reale. Puoi provare anche una sorta di piacere e di dolore allo stesso tempo e ti sorgerà immediatamente la domanda: ma questa è davvero l'uscita dell'anima dal corpo e sto entrando in un mondo parallelo? Ne parleremo più tardi, ma voglio subito chiarire che nel nostro seminario tratteremo questo argomento da un punto di vista puramente scientifico. Per noi questo è uno stato del cervello, mentre tu hai diritto di credere che questa sia l'uscita dell'anima dal corpo o che stai entrando nel mondo astrale, ma noi parleremo solo dal punto di vista pragmatico, perché per noi la cosa più importante è che tu abbia successo. Questo è esattamente lo scopo per cui questo corpo è progettato ed è esattamente quello che faremo con voi. La pratica è
la cosa più importante, ma tu hai il diritto di spiegare questo fenomeno come tu credi. Puoi presumere che sia l'uscita dell'anima dal tuo corpo o un sogno lucido. Questo è un tuo diritto. Noi ci concentreremo solo come farlo. Tutto il resto personalmente per me non ha importanza. Per me la cosa più importante sono i vostri risultati. Su questo mi concentrerò durante il nostro seminario.